I residenti di via Frusaglia da tempo chiedono un intervento dell'amministrazione per risolvere definitivamente alcuni problemi infrastrutturali legati alla mancata urbanizzazione della zona. In un comunicato dei giorni scorsi chiedono a quando potranno vedere un nuovo manto stradale, il metano e l'illuminazione. Vedere una persona che durante l'estate passi a tagliare l'erba almeno una volta e che non si fermi in corrispondenza del campo da calcio della Trave, credendo o sperando che la strada finisca lì? A quando vedere una strada che alla prima pioggia non si allaghi completamente? A quando riuscire a recarsi a scuola o in centro in bicicletta o a piedi senza rischiare la vita? Recita testualmente così il comunicato, cose per le quali hanno ormai, dicono, perso ogni speranza. Ma stamattina giungono dall'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi parziali buone notizie. Crediamo che comunque sia, purtroppo la situazione di Viale Frusaglia è questa da tempo. E noi ovviamente nella nostra programmazione avevamo dato altre priorità alla cosa, abbiamo inserito nel 2018 questa via e quindi la faremo nel 2018. Ma la Trave non è la sola zona dove si interverrà nel 2018. Da domani, anche se in notevole ritardo, riparte il piano delle asfaltature del comune di Fano. Domani mattina inizieremo con una tecnica a freddo, con un altro appalto. Una tecnica a freddo, inizieremo a fare circa 2,5 km di strade attese da molto tempo, che sono a San Biagio, la strada di San Biagio, e poi anche la strada Valliscende a Caminate. Sono 2,5 km di strada che faremo con una tecnica a freddo, quindi anche ecocompatibile. Sono circa 80.000 metri quadri di asfalto che andremo a stendere e a freddo, quindi misteremo bitume e graniglia. Fa parte questo di un percorso che abbiamo scelto per le strade in campagna e che ci sta dando delle soddisfazioni ad un costo anche abbastanza stretto, quindi siamo molto contenti. Poi domani insomma inizieranno questi lavori, tempo permettendo, si concluderanno nel giro di qualche giorno, dando una risposta importante a quei posti in periferia che comunque sono abitati, frequentati, passano molte macchine e quindi necessitavano di una manutenzione straordinaria.